questa, come vedi, è l'uscita di emergenza del Landon Melano. Questa non può essere considerata un'uscita di emergenza, anche perché ne parliamo di bambini. Dobbiamo semplicemente augurarci che Dio ce l'ha mandato uomo. Centro storico di Nicastro, nucleo principale di Lamezia Terme, è qui che prende piede la seconda parte della nostra inchiesta sulle scuole calabresi a rischio. Quello di cui parla il responsabile regionale di cittadinanza attiva Felice Lentidoro è l'Istituto Comprensivo Don Milani, una scuola tanto apprezzata per le sue innovazioni e metodologie pedagogiche che si rifanno al maestro di Barbiana, quanto discussa per la sua collocazione. L'uscita di emergenza da su un vicolo stretto e ripido a scendere, costellato da gradini sconnessi e fatiscenti a salire, e poi tutto attorno un quartiere tanto affascinante per la storia che reca addosso quanto pericoloso. 6 anni fa un esposto di cittadinanza attiva alla procura, rimasto senza risposta, il tentativo della scuola stessa di avere altri locali, poi il nulla. Ancora purtroppo non abbiamo riscontro dell'esposto che abbiamo fatto. E, diciamo, le scuole hanno tutte delle criticità, però questa in modo particolare veramente è qualcosa di pericoloso. Tiziana Bagnato per la CNews 24.